Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo questi sacchetti porta confetti in cotone, facilissimi da realizzare. Per questo progetto ho scelto il bellissimo cotone un po' lucido Basic Lux, ovviamente di Mondial, e lavorerò con l'uncinetto da 3,5. Come sempre facciamo il nostro cappietto iniziale, però questa volta lasciamo la codina un po' più lunga perché la useremo poi per cucire il sacchettino, il fondo, diciamo, del nostro sacchettino. A questo punto abbiamo una catenella multiplo di 3, io farò 36 catenelle che andremo a chiudere in cerchio. Se non volete girare le catenelle, quindi non rischiare poi di chiudere in cerchio e girarle, vi consiglio questo video se non l'avete mai visto, dove appunto spiego il trucchetto che adesso ovviamente ripassiamo insieme proprio per non girare le catenelle quando le andiamo a chiudere in cerchio. Il trucchettino, se così si può chiamare, consiste nell'avviare le prime 10 catenelle . Dopodiché faccio scorrere, vedete, le catenelle verso la fine dell'uncinetto, e se girate la prima catenella noterete che qui dietro c'è questa asolina qui e vado appunto ad agganciare la coda del mio uncinetto. Lo porto a questo punto in avanti e piano piano riprendo ad avviare il numero di catenelle che mi servono. Nel mio caso io ne farò 36, attenzione, io ne farò 36 più una, che non conterò come punto, perché spesso quando si chiude in cerchio si tende un po' a stringere, quindi io ne faccio sempre una in più che non conto, insomma. Arrivati quindi alla fine delle mie 36 più una, 37 catenelle, la cosa che poi dovremmo fare è scorrere l'uncinetto e quindi far passare l'uncino in questa asolina che abbiamo agganciato. Quindi ne ho 37, adesso vedete la passo semplicemente in questa maniera. A questo punto una catenella e vado a lavorare una maglia bassa in ciascuna catenella tutto intorno. Dovremo avere un numero di 36 maglie basse. Se volete potete mettere un marker per identificare la prima maglia bassa lavorata, perché sarà il punto dove andremo poi a chiudere il nostro giro. Quindi lo posiziono qui proprio nella prima maglia bassa lavorata e continuo a lavorare appunto una maglia bassa in ciascuna catenella. Arrivati alla fine, mi raccomando di contare a questo punto di avere il numero di 36 maglie basse o comunque un multiplo di 3. Dopodiché tolgo il marker, entro nella prima maglia bassa lavorata e chiudo con una maglia bassissima. A questo punto siamo pronti ad iniziare con il vero e proprio motivo, di cui trovate lo schema nel mio blog. Quindi vi lascio il link chiaramente sotto al video nell'info box. La prima cosa che faccio sono 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta più un'altra catenella più un'altra maglia alta alla base appunto delle 3 catenelle, quindi nello stesso punto. Vado di fatto a fare un punto V. A questo punto salto le 2 maglie successive, entro nella terza e vado a fare un altro punto V, quindi maglia alta, catenella e maglia alta tutte nello stesso punto. E di fatto devo ripetere questo, quindi salto 2 maglie di base, entro nella terza e lavoro un altro punto V, quindi maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta. Salto 2 maglie, 1, 2, entro nella terza e faccio un altro punto V. E continuate quindi così fino alla fine del giro.
Naturalmente, se vi può aiutare, potete mettere il marker questa volta nella terza catenella, perché sarà il punto, dove andremo a chiudere il nostro giro. E quindi continuate così fino alla fine del giro. Sono arrivata alla fine, salto le ultime due maglie, tolgo il marker ed entro nella terza catenella. E ovviamente chiudo con una maglia bassissima. Ho questi punti V, adesso devo lavorare proprio dentro questi punti V e solo dentro i punti V, quindi non tra i punti. Quindi per farlo mi sposto nel primo spazio con una maglia bassissima. Dopodiché vado a lavorare 3 catenelle, la mia prima maglia alta, più altre 2 maglie alte, tutte nello stesso spazio da una catenella del giro precedente, quindi dentro al punto V. A questo punto salto direttamente nel successivo punto V e vado a lavorare altre 3 maglie alte. Ecco qua, a questo punto ripeto chiaramente, in ciascun punto V in sostanza devo andare a lavorare 3 maglie alte. Attenzione, come vedete, io non sto facendo, non l'ho fatto neanche nel giro precedente, nessuna catenella di raccordo, quindi andate direttamente a lavorare. E anche qua, naturalmente, potete mettere il marker sempre nella terza catenella. Lavoro anche nell'ultimo punto V le mie 3 maglie alte e naturalmente vado a chiudere nella terza catenella, le prime delle prime 3, con una maglia bassissima. E praticamente questo è quanto, nel senso che questo punto si sviluppa in questi due giri. Quindi adesso andremo a ripetere il giro dei punti V. Lavorerò i punti V qui in questa maglia centrale del gruppetto da 3, quindi mi sposto nella seconda maglia con una maglia bassissima. Di nuovo 3 catenelle, la mia prima maglia alta, più un'altra catenella del punto V, più un'altra maglia alta, tutte nello stesso punto. E adesso salto direttamente, vedete, questo è il gruppetto da 3, in quella centrale, quindi nella seconda, e lavoro un altro punto V. Di nuovo salto nel prossimo gruppetto, entro nella seconda del gruppetto da 3 e faccio un altro punto V. E continuo così ovviamente per tutto il giro. Arrivati alla fine, lavoro il mio ultimo punto V sopra il mio ultimo gruppetto e chiudo sempre nella terza catenella con una maglia bassissima. Naturalmente adesso devo ripetere il secondo giro, cioè quello con 3 maglie alte. Per farlo mi sposto con una maglia bassissima nel primo spazio, 3 catenelle sono la mia prima maglia alta più altre 2 maglie alte. E senza fare, mi raccomando, nessun tipo di catenella, vado direttamente nel prossimo punto V e lavoro altre 3 maglie alte. E naturalmente faccio la stessa cosa nel successivo punto V e continuo a lavorare quindi 3 maglie alte in ciascun punto V per tutto il giro. E naturalmente chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. Ecco qua, dovete continuare così, ad alternare questi due giri, fino ad arrivare a un totale di 11 giri di motivo.
cioè fino ad arrivare a un'altezza di circa 12 centimetri. Ecco qua, ho fatto i miei 11 giri totali e ho finito, vedete, con il punto V. Questo è molto importante. Quindi qualsiasi dimensione poi scegliete di fare, dovete finire con il giro di punto V. A questo punto mi sposto nel primo spazio con una maglia bassissima e vado a fare 3 catenelle più altre 6 maglie alte. Quindi vado a fare questo, diciamo, ventaglio di 7 maglie alte in sostanza e lo vado a fare nel primo punto V. E questo è il ventaglio, vedete. Adesso nel successivo punto V invece vado a fare una maglia bassissima, quindi sempre nello spazio da una catenella, quindi sempre dentro il punto V. Mentre in quello dopo direttamente vado a fare altre 7 maglie alte, quindi vado a creare, diciamo, questi ventaglietti intervallati da una maglia bassissima per creare appunto una piccola rifinitura. Quindi faccio 7 maglie alte in un punto V, mentre poi vado a fare una maglia bassissima nella successivo. Maglia bassissima e riparto con il mio ventaglio. Quindi alterno ventaglio e maglia bassissima chiaramente per tutto il giro. Naturalmente faccio una maglia bassissima nell'ultimo punto V e una maglia bassissima anche nella terza catenella per chiudere il tutto. A questo punto posso tagliare il filo e vado a sistemarmi chiaramente la mia codina e andrò anche a cucire la parte inferiore. La mia codina la sistemo subito, ovviamente con il mio fantastico ago, e vado semplicemente ad inserire la codina all'interno della lavorazione. A questo punto semplicissimo, giro il lavoro, quindi sul rovescio, e sfrutto la codina, vi ricordate che abbiamo lasciato abbastanza lunghetta all'inizio, proprio per cucire la parte sotto, insomma per unire le due parti. Vado a fare una cucitura semplicissima, avanti e indietro, e quindi insomma anche questa operazione è veramente molto semplice. Ovviamente faccio un nodino di sicurezza e vado ad inserire la mia codina all'interno della lavorazione. E il nostro sacchettino è pronto. Chiaramente adesso lo rigiriamo. Mi raccomando, premete sugli angoli per far fuoriuscire, insomma, bene perfettamente gli angoli. Io adesso metto un po' di carta giusto per dare un po' di forma e andiamo a mettere il nastrino, diciamo, vedete, nel terzo giro, sotto rispetto ai ventagli. Poi chiaramente fate le prove, anche perché, come vedete, appunto è traforata la lavorazione, quindi potete gestirla come volete. Quindi, una volta inserito il nastrino che più vi piace, andiamo a fare un piccolo fiocchettino. Quindi qua poi chiaramente sta alla vostra fantasia. Ecco qua, il nostro sacchettino è pronto. Naturalmente voi potete usare, a parte qualsiasi materiale, ho usato il cotone perché insomma di solito si realizzano in cotone, ma non è detto. E poi potete anche decidere, come ho fatto io in questo caso, di cambiare colore.
quindi di farlo anche o alternando appunto due colori o farlo anche proprio direttamente multicolor, oppure fare il classico bianco, diciamo così, decorarlo con, diciamo, un bottone un po' più prezioso. Insomma, potete veramente adattarlo a tutti i tipi di occasioni, ecco. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, anzi fatemelo sapere nei commenti e se lo realizzate pubblicate la foto sul gruppo Facebook Le Amiche di Chiara. Vi lascio il link sotto al video nell'info box. Io come al solito vi lascio all'encard, sempre tanto love e vi aspetto al prossimo video. Ciao!